Testimoniare la grazia del sacramento del matrimonio è il bene primordiale della famiglia, ma allo stesso tempo sostenere i coniugi in crisi con seri problemi di relazione o quelli che intendono avviare un processo per il riconoscimento di nullità. Papa Francesco incontra i parroci che hanno seguito il corso di formazione promosso dal Tribunale della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale e raccomanda loro di essere ministri di pace e di consolazione, specialmente per le persone più fragili, di farsi compagni di viaggio di ogni persona e di ogni situazione. Nessuno meglio di voi conosce ed è a contatto con la realtà del tessuto sociale nel territorio, sperimentandone la complessità varieggiata. Unione celebrate in Cristo, unione de fatto, unione civili, unione fallite, famiglie e giovani felici e infelici. Francesco chiede quindi ai parroci di porsi in un atteggiamento di ascolto e di comprensione, incontrando ed accogliendo quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. Sul piano spirituale e morale, spiega il Papa, essi sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme di Cristo, vuole essere madre che non abbandona, ma che si avvicina e si prende cura. Abbiate verso di loro uno sguardo di tenerezza, di compassione. Questa cura degli ultimi, proprio perché emana dal Vangelo, è parte essenziale della vostra opera di promozione e difesa del sacramento del matrimonio.